Antonio Rescifina, presidente del Comitato Regionale Sicilia, presente, non è voluto mancare al terzo appuntamento del Memorial Molino. Che evento è stato? Ma è stato un evento toccante in alcuni momenti, perché quando si ricorda una persona scomparsa è sempre un momento particolare, e poi è entusiasmante perché le persone presenti sono veramente coinvolte in questo premio, tutti sono vicini sia alla famiglia che a Nino, che diciamo in tutti i messinesi è sempre una persona a cui tutti vogliono bene. E il premio a Verona è stato sicuramente meritato, è una delle ragazze che sta portando lustro anche a livello nazionale alla nostra regione, quindi sicuramente meritato. Col Massimo Dirigenti Solano della nostra Federbasket volevamo chiedere appunto che stagione è stata questa per i club e anche per il movimento intero. Vi state comunque come sempre battendo in prima persona. Ma oggi parliamo di femminile, ecco, concentriamoci su questo. Sicuramente per la femminile, partendo dal vertice, è stata una stagione che l'anno scorso abbiamo vissuto i playoff scudetto di Ragusa. Quest'anno si sono ripetuti, siamo andati ancora più vicino a questa vittoria, è mancato solamente niente, un po' di fortuna in più, ecco, un po' di sfortuna in meno per gli ultimi due tiri, diciamo, che hanno subito a Schio. Poi abbiamo la promozione del Verga Palermo appunto in Serie A2 e domani speriamo di poter festeggiare un'altra promozione del Rainbow Catania, e quindi avremo due squadre in Serie A2 e una squadra in Serie A1, cosa che non molte regioni in Italia possono vantare. Scendendo di livello, noi abbiamo una riduzione sicuramente delle squadre che fanno attività femminile a livello regionale, ma in questo paghiamo lo scotto anche delle distanze. Noi piano piano abbiamo visto scomparire province come Caltanissetta, Agrigento, Enna, dove c'è un'attività di base, ma dove le società, se devono affrontare un campionato di under 13 femminile dovendo fare distanze improponibili, preferiscono rinunziare. Purtroppo questa è una cosa alla quale non c'è molto da fare, abbiamo dato la possibilità di giocare anche in 6, vedremo un altro anno in alcune province appunto di organizzare dei campionati open che permettano di far giocare intanto all'interno della stessa provincia sia atlete senior che atlete under, per far sì che là si riprenda a crescere. E per il resto mi permetto di dire che noi potremmo tranquillamente avere 11-12 società oggi, 13, però ci ritroveremmo a fare dei campionati spezzati tra B e C, dove la formula da attuare poi sarebbe di andata, ritorno, playoff, fase orologio, che per molte società sono odiate queste formule. E allora unificare i due campionati ha permesso di fare 18 giornate 18, cioè 9 andate e 9 ritorno, e avere lo stesso la possibilità di salire in Serie A2. La Rainbow, l'esempio, spenderà un quarto di quanto ha speso il Verga Palermo e potrebbe ritrovarsi in Serie A2 con le tasse care della Serie C, senza l'obbligo del medico e senza pagare neanche i NAS della Serie B. Per concludere l'attività giovanile, io non ricordo un'annata come le ultime dove possiamo contare su 4 atlete donne nel giro delle nazionali giovanili, senza considerare le senior come formica nella prima nazionale. Abbiamo vinto un trofeo internazionale dove il 50% erano atlete siciliane, c'era Patanè di Catania e c'era Vella di Trapani, e quindi personalmente mi ritengo soddisfatto. Ecco, il problema è il passaggio dal mini basket all'under 13, riuscire a fare qualcosa perché queste bambine non si perdano. Presidente, per chiudere le volevamo chiedere, si è parlato tanto in questa tavola rotonda di scuola, un istituto insomma, che sappiamo al comitato è particolarmente attento in questo, quali saranno magari i prossimi obiettivi per coinvolgere sempre più i giovani alla pratica sportiva e magari al basket? Anche questa è una cosa sulla quale abbiamo lavorato molto, abbiamo avuto quest'anno, lo sapete, abbiamo fatto una convenzione che ci ha permesso di portare avanti il progetto Adotto una Scuola. Per assurdo ci hanno risposto 115-120 scuole in Sicilia che ci chiedevano gli istruttori. Il problema è che poi non abbiamo avuto gli istruttori disposti ad andare nelle scuole
a fare qualche ora gratis. Però è anche vero che per entrare era il metodo migliore, cioè portare il basket e far sì che questo poi possa portarci tesserati all'interno. Sono sicuro che in realtà nel progetto con qualche correttivo ci darà dei risultati maggiori. Non dimentichiamo che molte scuole hanno carenze strutturali e molte scuole non hanno i canestri e alcuni sport permettono di hanno un'entrata più facile per le strutture di cui necessitano. Ecco.